Buonasera a tutti, credo che siamo sì, in diretta, decisamente sì, sono le 15:30 del 26 di novembre, diretta del lunedì, sono appena arrivato a Roma, tra poco corro alla camera, per questo sono già con la giacca addosso, abbiamo un voto procedurale da fare probabilmente intorno alle ore 17, riguarda diciamo, l'abbreviazione, l'accorciamento della discussione generale sul decreto sicurezza e immigrazione, che probabilmente richiederà il voto di fiducia del governo. Quindi sostanzialmente ci fanno andare in aula questo pomeriggio per votare appunto il fatto che la discussione generale sarà abbreviata e poi con tutta probabilità il ministro Fraccaro si appunto verrà in aula a porre il voto di fiducia. Come forse vi ho detto in precedenza, ma forse anche no, una volta che il governo pone il voto di fiducia, per 24 ore le attività della Camera vengono congelate, quindi non ci sono né commissioni né aula per esattamente 24 ore. Questo è, diciamo così, un residuato storico, che deriva da quando i parlamentari avevano necessità di tempo per tornare a Roma per votare la fiducia. Credo che sia una cosa proprio quasi delle guerre puniche, nel senso che si ritornava col calesse e col cavallo, e quindi se uno era deputato di Trieste o di Marsala aveva la necessità di dover prendere una serie di mezzi per arrivare a Roma in tempo per votare la fiducia. E quindi saremo paralizzati per 24 ore, e quindi probabilmente, se oggi sarà messa la fiducia, la voteremo domani. Quindi diciamo che se la mettono 17-17:30, la chiama per il voto di fiducia comincerà esattamente dopo 24 ore, quindi 17:30 di martedì, e poi cominceremo con le votazioni della fiducia e poi le votazioni che seguono rispetto appunto alla legge e a eventuali ordini del giorno. Questo sul famoso decreto che Salvini vuole portare a casa, mentre nel frattempo il disegno di legge anticorruzione va al Senato, dove sapete dovranno fare quella modifica necessaria a cambiare l'emendamento con il quale il governo ha subito quella pesante sconfitta a scrutinio segreto, e poi quindi dovrà ritornare alla Camera per la decisione definitiva. Se a tutto questo aggiungiamo anche la legge di bilancio che arriverà in aula alla Camera il giorno 3, lunedì 3, probabilmente con votazioni dal 4, capirete che il mese di dicembre diventa un bell'affollamento, perché appunto avremo da rivotare il decreto, il disegno di legge sulla corruzione, avremo da votare quello sulla sicurezza e appunto sull'immigrazione, e poi naturalmente la legge di bilancio. Ne vedremo delle belle e naturalmente farò di tutto per raccontarvi l'intera situazione. Ma dopo che ho fatto appunto il punto del calendario dell'aula, voglio naturalmente, prima di entrare nel vivo di questa diretta, ricordarvi, come tutti sapete ormai, è proverbiale il mio gesto, quello di pigiare qui dove c'è scritto condividi, in modo tale da poter allargare il più possibile il gruppo di persone che seguono questa diretta. Siamo 32 in questo momento, 33, benvenuto chi è arrivato, ma naturalmente oltre alle 40, 50, 60 persone che arriveranno durante la diretta, sapete che molti di più potranno vedere questo video, perché resta sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube e anche sul blog www.ivanscalfarotto.it. Ma veniamo a noi. Io oggi vorrei parlare sostanzialmente di due cose. La prima è l'inversione a U del governo sul deficit al 2,4%. Sapete che Conte ha visto Juncker a sabato, si sono visti, hanno mangiato insieme, e evidentemente Juncker deve essere stato molto convincente, perché ieri Salvini è venuto a più miti consigli, ha detto: ma no, ma non stiamo a impiccarci tanto a questi decimali, cosa volete che sia 2,4, 2,2, vedrete che ci metteremo d'accordo, che è esattamente il contrario di quello che hanno detto finora. Lo sapete che finora si diceva 2,4% è la linea del Piave, non c'è possibilità di modificare questo deficit, sono 60 milioni di italiani che lo vogliono, disse con virile fermezza il nostro capitano, come lo chiamano. E beh, questa virile fermezza non è stata né così virile né così ferma, poi virile non è che ci interessi neanche moltissimo, diciamo la verità, e quindi probabilmente a cena con Juncker deve essere risultato molto chiaro che se questa manovra non cambia, l'Unione Europea è decisa a farsi rispettare. Devo dire che
L'Unione Europea, che spesso appunto ha dato, come dire, l'impressione di essere frammentata, divisa, e magari piuttosto incerta, in queste ore ha dato prova invece di avere un certo carattere. Sapete bene, infatti, che proprio di queste ore è l'approvazione dell'accordo con il Regno Unito per la famosa Brexit. E sapete che Michel Barnier, il negoziatore europeo, ha portato a casa un deal che tutti gli osservatori hanno considerato di assoluta soddisfazione per l'Unione Europea e di sostanziale sconfitta sull'intera linea da parte del Regno Unito. Regno Unito che probabilmente contava sulle divisioni europee, sul fatto che i vari paesi si sarebbero divisi, e invece così non è stato. Il negoziatore Barnier ha negoziato e lo si conosceva già come un negoziatore molto incisivo, e quindi Barnier non ha mollato nessuno dei dossier e quindi il Regno Unito ha dovuto sostanzialmente ingoiare questo deal che, diciamoci la verità, lascia almeno per il momento il Regno Unito come parte, diciamo, del mercato unico. Ci sarà, diciamo, una fase ulteriore di 2 anni di trattative, ma in questi 2 anni il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, resterà sostanzialmente nel mercato così comune, con il risultato che i britannici saranno soggetti a tutte le regole dell'Unione Europea, ma senza avere nessuna voce in capitolo. Non saranno più seduti al tavolo del Consiglio Europeo, non avranno più, dopo le elezioni europee dell'anno prossimo, non avranno più europarlamentari, e dovranno continuare a pagare e quindi hanno perso interamente il controllo. Diciamo, in sostanza non hanno portato a casa niente. Ecco, questa è la verità. E quindi chi contasse su un'Unione Europea morbida, diciamo, che deroga le proprie regole perché uno fa un po' la voce grossa, farebbe bene, secondo me, a stare molto attenta, sia Conte, Salvini, Tria, Savona, Di Maio, tutta questa bella gente che probabilmente ha contato sul fatto di dire: ma figuriamoci, l'Italia è un'economia troppo grande, figuriamoci se possono mai fare il muso duro con noi. Hanno visto che la Gran Bretagna, diciamo, in sede negoziale ha dovuto lasciare per terra tutta una serie di pezzi, compreso quello sull'Irlanda del Nord, che, guardate, è un tema molto, molto, per quanto piccolo possa sembrare, è un tema dal punto di vista sostanziale molto pesante, perché dice che l'Irlanda del Nord sostanzialmente si avvicina più alla Repubblica d'Irlanda che il Regno Unito, cioè che la Repubblica d'Irlanda è l'isola, diciamo, comprensiva dell'Ulster, dell'Irlanda del Nord, manterrà una disciplina omogenea e invece l'Irlanda del Nord, che è un pezzo integrante del Regno Unito, avrà una disciplina omogenea rispetto alla madrepatria. E questo è un tema importante, soprattutto se considerate che il governo di Theresa May si regge su una maggioranza molto molto labile e che a fare la differenza, quindi a consentire di superare la maggioranza alla Camera dei Comuni, è proprio il partito indipendentista dell'Ulster, quindi quel partito unionista, diciamo, il partito che si avvicina, chiedo scusa, unionista, ecco, intendevo dire che vuole stare legato il più possibile alla madrepatria, che digerisce molto male questa parte degli accordi. Quindi abbiamo visto sostanzialmente una marcia indietro, vedremo se a questo punto il governo italiano deciderà, tutto ciò considerato, effettivamente di modificare la manovra. Tra l'altro va segnalato che lo spread, proprio ho controllato prima di cominciare la diretta, era 292 punti. Sapete che durante la settimana scorsa è stato intorno ai 320, 315, ma è salito addirittura fino a 335. Questo a dimostrazione che non appena il governo italiano ha detto delle cose sensate, i mercati hanno riconosciuto la sensatezza di queste cose e si sono tranquillizzati. Questa è un po' la cartina di tornasole del fatto che lo spread è salito in questi mesi solo ed esclusivamente per le dichiarazioni dissennate dei nostri governanti. È inutile che discutiamo. Il fatto che oggi, nel momento in cui il governo accetta sostanzialmente di ridurre il deficit e di ridurre il deficit che è stato prodotto per spesa corrente aggiuntiva, lo spread scende, vuol dire che è salito perché appunto le minacce, le fanfaronate che si sono dette in queste settimane, in questi mesi, hanno spaventato i mercati che si sono preoccupati
di considerare l'Italia un debitore non affidabile, che quindi hanno richiesto un interesse più alto per prestarci i soldi. Sappiamo tra l'altro che le ultime aste di titoli pubblici non sono andate per niente bene. Quindi non c'è altro responsabile della crescita dello spread del governo e delle dichiarazioni appunto assurde che sono state fatte in questi mesi. Ricordiamo già da quando in sede di stipula del cosiddetto contratto di governo si disse che l'Italia si sarebbe autoannullata centinaia di miliardi di debito, così li avrebbe cancellati con un tratto di penna. Da quel momento in poi lo spread è schizzato e da 120-130 punti dove stava ha superato sostanzialmente in modo stabile i 270-280-300 punti proprio per queste ragioni. Quindi speriamo che adesso si cominci a ragionare sul deficit eccessivo, si cominci a ragionare sul fatto, ed è la parte che manca, che se deficit va fatto per investimenti e per misure che facciano ripartire l'economia, che facciano creare posti di lavoro, non certamente per spesa corrente, per incoraggiare la gente a stare a casa o per andare in pensione, perché questo è quello che fa fondamentalmente la legge di bilancio, la manovra come è stata presentata. Bisogna ridurre le tasse, consentire alle imprese di lavorare. Sappiamo che c'è una frenata della crescita dell'economia, delle esportazioni, tutti gli indicatori che erano tutti positivi stanno diventando negativi in modo preoccupante. Adesso quindi già il fatto di aver riconosciuto che non possiamo appunto spendere e spandere e che è stato, diciamo così, in un certo senso pare portato a casa, bisognerà portare a casa l'idea che quando spendiamo dobbiamo anche spendere bene. Ma comunque vediamo che cosa succede. Nelle prossime ore naturalmente sarò qui ad aggiornarvi sulla questione. La seconda cosa di cui voglio parlarvi abbiamo ancora qualche minuto, sempre naturalmente vi ricordo di condividere il video e di condividere la diretta. Non posso non fare una parola sul servizio delle Iene. Ieri, sapete, è stato trasmesso questo servizio che scopre sostanzialmente il fatto che non soltanto a casa Di Maio si siano fatte una serie di condoni edilizi per tirare fuori verande e verandine nella magione di casa, diciamo nella casa familiare, ma adesso scopriamo addirittura che nell'impresa del Ministro del Lavoro si dava lavoro in nero e che addirittura hanno cercato, il papà di Di Maio ha cercato di coprire un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente assunto in nero. Ora fatemi dire una cosa preliminarmente che riguarda più la parte umana piuttosto che invece che la parte politica. Io sono rimasto basito nel vedere questo video, da come Di Maio, prima ancora di sapere di che cosa si parli, dice che lui aveva un cattivo rapporto con suo padre. Io sono rimasto malissimo, avendo avuto un rapporto molto forte con mio padre. Se mi avessero detto che mio padre aveva fatto qualcosa di male, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata dire che volevo saperne di più, che gli avrei chiesto, ma non avrei detto non ci parliamo da anni, abbiamo un pessimo rapporto. Io ho trovato che fosse una cosa umanamente inguardabile, lo dico da figlio che ha amato molto il suo papà che non c'è più. Insomma, io penso che mi sarei comportato in un altro modo. Tra l'altro qualcuno ha detto anche Renzi ha sconfessato il padre. Devo dire che Renzi ha fatto quello che avrei fatto io, ha chiamato suo papà, gli ha detto che sta succedendo, spiegami un po', perché qua le cose, se fossero vere, sono brutte, è quello che si fa. Ma ieri davanti a quel video in cui Di Maio immediatamente, tra l'altro, ha messo sul tavolo una questione privatissima, non ci parliamo, non abbiamo un buon rapporto, cosa che nessuno gli aveva chiesto di fare, ma io umanamente l'ho trovata bruttissima e ho trovato anche un segno di un rapporto un po' malato con il potere, no? Nel momento in cui arrivano le Iene e mi dicono questa cosa e, come dire, la fonte possibile del problema è mio papà, io dico no, ma io non ci parlo, non ci ho parlato, cattivo rapporto, via, a posto. Boh, sarà che io ho parecchi più capelli bianchi di Di Maio, ma insomma questa cosa mi ha lasciato basito. E questo è sul piano umano. Sul piano politico, io trovo che se c'è una cosa che voglio che rimprovero a 5 Stelle è di aver ridotto il dibattito pubblico del nostro paese in questo stato pietoso. Il fatto che noi ci siamo ridotti a parlare dei padri, dei fratelli e delle cose e non di quello che fanno i politici è una responsabilità che il Movimento 5 Stelle si porta integralmente sulle spalle, lui e il Fatto Quotidiano. Questo va detto.
Perché oggi ci troviamo a discutere del padre di Di Maio? Perché loro hanno sdoganato il fatto che si parli dei parenti dei politici. Questa è la verità. E chi di fango ferisce, di fango alla fine perisce. E questo deve essere molto chiaro, perché quello che è stato fatto ai genitori di Maria Elena Boschi, di Matteo Renzi, e la connessione diretta che si è creata tra appunto il padre di Maria Elena Boschi, che tra l'altro, che mi risulti, non ha avuto nessun problema con la giustizia, il padre di Renzi sapete che è stato scagionato in tutto e per tutto, ma poi in ogni caso le colpe dei padri Pierluigi Boschi e Tiziano Renzi sono state buttate addosso a Maria Elena e Matteo in un modo vergognoso, vergognoso, non so cos'altro dire. Ed è oggi chiaro che siamo tutti a discutere del padre di Di Maio, è evidente, perché quello è il tipo di dibattito politico che hanno sdoganato nel paese, che è diventato ormai la norma, purtroppo. Detto questo, se proprio dobbiamo parlarne, devo dire che è una cosa veramente orrenda, nel senso che un altro tema che è stato sdoganato dal Movimento 5 Stelle è questa cosa, che quello che serve è l'onestà e basta. Ma poi, se l'onestà è l'unica cosa che ti contraddistingue, allora viva Dio, questa onestà ce la devi avere. Non è che puoi dire che l'onestà vale l'unico argomento di conversazione e poi tu hai le magagne, perché non funziona così, no? Non è veramente possibile. E lo dico anche perché, e apro una piccola parentesi, sulla competenza, io non so se oggi avete letto l'intervista di Roncone sul Corriere della Sera a Laura Castelli, nel quale il giornalista del Corriere della Sera dice alla Castelli: ma Castelli, tu che sei una qualsiasi, diciamo, una signora, una donna, insomma, ti trovi davanti a Piercarlo Padoan, che è un luminare, che è stato, ha ricoperto incarichi direttivi nelle più grandi organizzazioni internazionali, docente universitario, uno dei più grandi, più importanti economisti d'Italia, e quando Piercarlo Padoan ti spiega qualcosa sullo spread, tu gli dici, non gli dici non sono d'accordo, che già sarebbe difficile, gli dici questo lo dice lei. Allora, e poi dici, ah, nell'intervista a Roncone, dice, ah sì, è vero che lui ha studiato più di me, ma che cosa vuol dire? Allora, quando si sdogana proprio l'incompetenza e si dice che l'incompetenza va bene, che quello che conta è l'onestà, se poi mi crolli anche sull'onestà, non resta più nulla. Cioè, sei incompetente e dici, vabbè, sono incompetente ma sono onesto. Dopodiché scopriamo che c'è la verandina fatta abusivamente, che c'è il lavoratore in nero. Scopriamo anche cose strane, perché io oggi scrivevo su Twitter, ma fatemi capire perché la ditta del padre di Di Maio era intestata alla madre di Di Maio, che mi pare che faccia l'insegnante. No, io vorrei sapere, non l'avrei mai chiesto in una situazione normale, cioè se non vivessi nell'Italia del Movimento 5 Stelle, nella quale, cioè, tutti noi siamo, diciamo, coinvolti in questo tipo di conversazioni, io probabilmente non me lo sarei mai chiesto, ma oggi me lo chiedo. Perché uno che fa l'imprenditore edile intesta la ditta a sua moglie? Mi piacerebbe capirlo. E poi questa ditta com'è che viene trasferita ai figli, per cui la ditta è di metà della sorella di Di Maio, metà di Di Maio stesso, però viene gestita dal fratello? Non si capisce una cippa. Ora, fosse una multinazionale, che tu dici, sai, ha una governance molto complicata, si tratta di una grande azienda con centinaia di migliaia di dipendenti presente in 120 paesi del mondo, allora capisci che la struttura societaria è un po' particolare. Ma quando si tratta di una piccola impresa edile a gestione familiare, tutto questo francamente non è chiaro. Allora, si vorrebbe sapere, anche per capire appunto se questa onestà tanto dichiarata c'è, per capire anche chi fa il ministro del lavoro, perché poi questo signore ha voluto il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro. Peraltro, quando va nelle assise pubbliche di delle associazioni imprenditoriali, dice, ah, la mia famiglia è una famiglia di persone per bene, noi non c'era differenza tra mio padre, datore di lavoro, e i suoi lavoratori, e poi scopriamo che non è vero. Allora, nel momento in cui tu ti metti a fare politica proprio su queste cose, devi accettare che ti si facciano le pulci su queste cose che utilizzi tu come strumento di battaglia politica. Insomma, è necessariamente così. Insomma, un gran papocchio. Devo dire che Maria Elena Boschi ha fatto un video nel quale giustamente esprime le sue rimostranze. Io voglio ancora una volta darle tutta la mia umana solidarietà, fare la stessa cosa anche con Matteo Renzi, ma come dice giustamente Renzi, il tempo è galantuomo. Quindi mi fermo qui, perché credo di aver sforato. Sì, sono ben le 15:49, quindi 19 minuti anziché 15, quindi mi fermo. Vi ricordo ancora una volta di condividere pigiando sulla freccetta, ricordandovi anche che
Tra pochi istanti questo video resterà sul mio canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul mio blog ivanscalfarotto.it. E per oggi, lunedì, vi saluto ricordandovi anche, se siete a casa questa sera alle 20.30, che dovrei essere ospite di Barbara Palombelli su Rete4, salvo che non ci siano sorprese come è successo l'ultima volta, ma insomma è previsto che io sia ospite quest'oggi dalla Palombelli a Stasera Italia, quindi ci vediamo per chi sarà davanti al televisore, al teleschermo, alle 20.30. Saluti a tutti e spero di farcela domani, poi dipenderà un po' dall'aula. Ciao!